grazie Emanuele. Amen. Allora, adesso vi porto a Reggio Calabria, vi parlo di Diego Pitea. Lui vive nella punta dello Stivale, ha cominciato a scrivere, leggo un po' della sua biografia, a causa di un giuramento, dopo un evento doloroso, la malattia di sua madre, e devo dire è andato meravigliosamente bene, perché subito con il romanzo Rebus per un delitto è stato finalista al premio Tedeschi della Mondadori, e poi è andato benissimo anche il secondo romanzo Qualcuno mi uccida. Leggo anche, questo è un po' più insomma personale e familiare, è sposato con Monica, ha tre figli meravigliosi, Nano, Mollusco e Belva. Leggo qua sopra, già mi piace. E il libro che presenteremo oggi è L'ultimo rintocco, ne parleremo tra poco con lui, che è lì, vedete come uno scrittore, una persona seria, acculturata, ha i libri alle spalle, vedete? Anche nei giochi vedo di tutto. Che c'è? Buongiorno Diego. Ciao Nunzio, buongiorno a tutta la redazione. Senti, allora, in realtà quella è solo una parte della biblioteca che ho. Immagino. Ce ne sono molti altri. Senti, ci sono anche, intanto questi, mi incuriosiva i nomignoli chiaramente dati ai tre figli, che immagino vi rendano a te, Monica, belli attivi, vi tengono svegli, insomma. Non ne parliamo. Sono invecchiato di 30 anni in 10, praticamente, da quando ho il bambino. Un decennio però ci riempiono le giornate e sono la nostra gioia. Lui sta invogliando le persone a fare figli con questa frase, sì, giusto? Sì. Diego, intanto spendiamo subito, stavolta voglio partire dalla fine. Noi ringraziamo spesso Claudio Secci per gli autori che ci fa conoscere, questo rapporto che è cominciato col collettivo Scrittori Uniti, e quindi lo alimentiamo quasi ogni 15 giorni con la presenza di un autore. Dal tuo punto di vista, cosa ti ha dato l'essere parte di questo collettivo? No, guarda, è stata un'esperienza bellissima. Io ho partecipato alla fiera del thriller un po' di mesi fa e ho conosciuto sia Claudio sia molti altri scrittori, ed è stata un'esperienza che mi ha arricchito tantissimo. Ho letto anche altri libri di altri scrittori che hanno presentato sempre lì alla fiera del thriller, e spero di poterla ripetere anche l'anno prossimo. Se la farà Claudio, spero mi inviti con il prossimo libro. Assolutamente sì. Invece ci concentriamo intanto su questo, e cioè L'ultimo rintocco. Io vado a... Eccola qua, la copertina, sì, la vediamo anche qui. L'ultimo rintocco è un giallo thriller. Di che cosa parla? Spiegaci un po'. Come nasce questo... Allora, guarda, io L'ultimo rintocco lo vedo come una sorta di partita a scacchi fra due menti geniali. Da una parte un serial killer edonista che viene denominato Le Scissore perché ha la caratteristica di uccidere delle donne incinte e di estrarne i feti. Gli edonisti sono dei serial killer che hanno la caratteristica di inviare delle sfide alla polizia sotto forma di indizi gelati in quadri, in libri famosi. E dall'altro invece c'è uno psicologo, Asperger, Richard Dale, anch'esso con una mente geniale. E la prima parte di questo libro scorre su questi binari, cioè fra un po' di risposta fra questi due individui. E a un certo punto avvengono due eventi particolari, uno conseguente dell'altro, e si passa a una seconda parte che inizia con l'omicidio di una ragazza all'interno di un ufficio, un omicidio che ricorda molto da vicino, a cui mi sono ispirato, non so se ricordi l'omicidio di Via Poma, di Simonetta Cesaroni. Sì. Omicidio che può sembrare correlato agli omicidi precedenti del serial killer, e poi andando avanti con il libro si scopre che non lo è. Poi avviene un altro episodio sconcertante che getta Richard Dale nella depressione più profonda e lo fa scontrare con tutte le sue paure. Poi non vi posso svelare altro, perché se no, se dico troppo non...
Diego, si perde il gusto della lettura. Ciao Diego, sono Anna. Io vedo vicino a te una bella catena di gialli alla tua sinistra. Sì. Perché praticamente i gialli sono la mia passione fin da bambino. Il primo giallo me lo desse mio padre un giorno che era a letto con la febbre, e da allora non ho più smesso. Diego, poi leggi, quando c'è stata la... Sì, leggi, dimmi. Donato Carrisi. Sì. Qual è il tuo libro preferito di Carrisi? Io, il Tribunale delle Anime, sarebbe il secondo che ha scritto. Però il tuo libro giallo del cuore qual è? Allora, il mio libro del cuore è 10 piccoli indiani di Agatha Christie. Ah. Penso sia il giallo più bello che sia mai stato scritto. Io ho una passione smodata per Agatha Christie. Diego, quello è sicuramente il libro che apprezzo di più. Diego, tu nella vita cosa fai? Insomma, sei scrittore, insomma, però sì. Anche come riesci? Io sono impiegato al Consiglio regionale della Calabria, sono un tecnico. Bene. Però questo nuovo filone, questa nuova scoperta che hai fatto di te, di scrittore, insomma, come la vivi? Come sì, una semplice avvenuta, passione? È avvenuta 10 anni fa. Praticamente mia mamma si ammalò di una malattia molto grave e io feci un giuramento: se si fosse salvata avrei smesso di leggere gialli. Siccome poi alla fine non riuscii più a resistere, decisi di scrivermene uno. E cominciò tutto per gioco, praticamente. Poi la cosa andò avanti, e dopo la partecipazione al premio Tedeschi, che è il premio principale per i gialli italiani, decisi di continuare, perché visto che è andata bene, ho pensato che potesse continuare la cosa. Bene, da allora ho scritto 5 libri, diciamo. Questo qui è il terzo scritto, però il primo edito. Molto bene, quindi facciamo rivedere, aspetta che ritorniamo sulla copertina. Eccolo qui, Diego Pitea, l'ultimo rintocco per gli amanti del giallo thriller, ma non solo, per chi ama leggere. Io credo che sia bello leggere tutto. Potete appassionarvi a questa lettura, chi volesse acquistarne copia, vedo anche online tramite Amazon, Apple Book. Si può ordinare ovunque praticamente. Intanto Claudio Secci dice: ciao Diego, bravissimo autore, un abbraccio a Nunzio. Nunzio, bene, ti bene, saluta bene. Ancora. Diego, siamo entrati, tu vivi a Reggio Calabria. Sì, nella punta dello stivale. Molto bene. Beh, ci fa piacere quando tutti gli autori, ma quando poi sono nel nostro sud, siamo ancora più. Nel regno delle due Sicilie. Siamo ancora più orgogliosi. Tra l'altro, mia cognata è di Napoli, quindi io gioco in casa. Diego, ti salutiamo. Un abbraccio, in bocca al lupo. Anche con le tre, un abbraccio a voi. Con le tre anime che ti fanno disperare, con le tre Bibbie, però come si chiamano? I nomi quali sono? Belva, Mollusco, Riccardo, Samuele e Lorenzo. Non ti chiediamo chi sia la Belva, chi sia il nano e chi sia l'altro, insomma, perché sarebbe complicato. E salutaci Monica, grazie, grazie, bocca al lupo. Grazie a voi. Ciao. Sentiamo un po' di musica. Un po' di musica, l'ultimo rintocco. Perdonatemi.